One Tile Challenge! Finalmente su The Sims 4 un'altra challenge di quelle che piacciono a me. Ah, è molto simile alla Rags to Riches o alla Homeless, però è un tantino più estrema. Io le ho già fatte un paio di volte, però non le ho mai portate su YouTube. Scrivetemi nei commenti se siete interessati a vederle, così le facciamo insieme. E intanto partiamo subito a vedere le regole di questa challenge. Regola numero 1: creare un sim. Fatto. Numero 2: crea una struttura da un quadratino e inserisci il sim. Fatto. Numero 3: non può uscire dal box. Numero 4: guadagna rimanendo nel box. Numero 5: non puoi lavorare. E vai! Numero 6. Si parte con 0 simoleon. Fatto. Numero 7. Si può uscire dal box solo dopo aver completato la casa. Ok, la prima cosa da fare è farle guadagnare qualche soldo. Siccome non possiamo lavorare, non possiamo fare nient'altro a parte che farci le foto. Ci facciamo i selfie. Ecco, lo spazio, quindi riusciamo a fare i selfie al muro. 5 foto. Qualità normale. Buono, 30 simoleon. Vai, continuiamo a farci selfie a profusione. Altri selfie, sì, va bene, il muro. Comunque ho fatto un po' di selfie, giusto un po'. Siamo arrivati a 284 simoleon, quindi io direi di cominciare a fare qualcosa per allargare la struttura, perché è veramente un quadratino invivibile, secondo me. Ci rimangono 164 simoleon. Vediamo quanto costa la luce. 50, non è tantissimo, si può fare, almeno ci vede. Siccome tra un po' avrà fame, ne mettiamo un frigorifero. No, 215. Ok, continuiamo con i selfie. Ok, sono arrivata a 247 simoleon, quindi possiamo prendere un frigorifero. Quello che costa meno di tutti, brutto, usato, non fa niente. E lo prendiamo rosa. Rimangono 32 simoleon, quindi sta poveraccia dovrà continuare a farsi selfie a profusione. Non sembra molto d'accordo. Tra l'altro, anche se abbiamo allargato di uno, comunque continua a fare i selfie al muro. Ho deciso di prenderle le bolle di sapone e poi vorrei prenderle la macchinetta fotografica. Può fare foto migliori. Oddio, mi è sparita la sim. Che fine ha fatto? Come hai fatto a uscire? Ragazzi, mi è uscita da sola. Tu torna immediatamente qui. Soffia le bolle di sapone. Oh, dai. Almeno ti diverti un po'. Ah ah. Turba. Ho fatto un po' di foto con la macchina fotografica, ma la qualità è sempre normale, cioè il valore è di 6 simoleon a foto, quindi cioè, praticamente non è cambiato niente dai selfie con il telefono. Ho solo speso soldi per comprare la macchina fotografica. Stava calando anche la barretta della socialità, quindi le sto facendo controllare i social media. Do 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 ribi ribi bari do. E si stava La annoiando, si è la messa a la cantare, no? la la la. Comincia a calare anche la barretta della fame, quindi la facciamo mangiare. È felice! Allora, deve fare anche la pipì, quindi allarghiamo di un altro quadratino e vediamo se riusciamo a comprare anche il water. Così. No! Costa 250, noi abbiamo 225, dai, poco male, ce la facciamo in un attimo. Che non te la faccio fare la pipì addosso, tranquilla. 275, ce la facciamo a comprare il water. È naturalmente quello che costa meno, quindi è proprio crauso. Ma va bene, almeno adesso non si farà la pipì sotto. Sì, vai a fare la pipì. Ecco qua. Dai, sta andando bene comunque, dai. Le barrette sono tutte alte. Sta scendendo un po' la fame, la socialità, vabbè, l'igiene, vediamo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro. No, con 25 simoleon non possiamo comprare niente. Continua a fare foto a profusione. Così mettiamo da parte un altro po' di soldi. Poi compriamo qualcosa per fare attività. Non ci possiamo girare a fare la foto. Oh, facciamo la foto alla maniglia del frigorifero. Una foto artistica. Quanto vale? 14, vedi? Facciamo le foto artistiche al frigorifero. Non posso fare le foto anche al WC? Alla tavoletta del WC. Questa è un'altra foto molto artistica. Vediamo quanto ci vale la tavoletta. 11, vabbè, buono lo stesso. Oh, guarda che bella, anche con l'angolazione storta. Questa sì che è arte. 13. Vedi? Lei sì che se ne intende di arte. Ok, vediamo adesso che cosa possiamo comprare.
Ah, puoi giocare. 25. Puoi giocare a palla. L'importante è che non la fai finire nel water. Ecco, intanto la sto facendo giocare un pochino così si diverte. Comunque sta diventando sempre più brava a fare le foto. Infatti siamo arrivati a 629 simoleon. Quindi possiamo allargare la casetta. Casetta. La struttura, il box, la prigione. Ha calciato la palla 28 volte senza farla cadere. Cioè, hai capito la solitudine? Cosa fa? Dai, in testa. È stordita. Ha acquisito anche l'abilità di forma fisica. Cioè, bellissimo acquisire l'abilità di forma fisica, non lo so, tipo un metro per un metro. Anche l'abilità di videogioco. Ed è flirtante con se stessa. Energia. Oh, deve dormire, si deve riposare. Quindi andiamo a vedere se riusciamo ad allargare un po'. 629 ce la dovremmo fare. Vediamo se l'allargo di qua di due. Ci rimangono 89 simoleon. Vediamo quanto costa la doccia. Se riesco a mettere anche la doccia, top. No! 300 viene la doccia. E allora vai sotto con i selfie. Siamo a 308 simoleon, possiamo andare a prendere la doccia. Perfetto. Adesso abbiamo tutto, cioè tutto quello che ci serve per non morire. Luci automatiche, tutte le luci. Beh, se no mi arriva una bolletta stratosferica. Comunque, non male, siamo partiti veramente bene. Siamo partiti tosti. Vai. Adesso ci sono rimasti 8 simoleon, quindi naturalmente l'unica cosa che possiamo fare è continuare a fare foto. Festival del raccolto, te lo scordi? Comunque lei mi sembra abbastanza felice. Siamo a 723 simoleon, vediamo che cosa possiamo fare. 120. Beh, magari qui ci entra un tavolo con una sedia. 30. Lo so che non dovrei, ma l'estetica, dai un minimo. Lei è sempre giocosa, felice. A lei sta benissimo stare qui dentro, ma gliene importa niente di andare fuori, fare qualcosa, incontrare gente. No, il ritratto della felicità. Ora dobbiamo fare altri simoleon. Quindi scattiamo altre foto. E in tutto ciò, naturalmente, siamo arrivati all'abilità di fotografia 5. L'abbiamo completata. Eccolo! L'album per schizzi digitalistico. Ma quanto è difficile da dire sta cosa. Pittura figurativa. Ci toglie 100 simoleon e siamo messi proprio male. Se la ride. Bellissimo. Dai, dai, che io voglio costruire la casa, dai! Pittura figurativa normale 95. Ok, ci ho rimesso 5 simoleon. Sto continuando a farle usare l'album digitale. Faccio prima. Sta alzando, meno male, la barretta della pittura. Così dopo, quando prendo il cavalletto, posso fare quadri e qualcuno me lo voglio tenere, anche perché nella sua aspirazione c'è, possiedi 15 opere d'arte. Faccio una challenge nella challenge. Quindi vorrei arrivare a 15 quadri da appendere al muro. E piano piano sto riuscendo ad alzare un bel po' di soldini. Sono arrivata a 2000 simoleon. Allora io farei così. Qua lo chiudiamo e ci mettiamo una porta. Ah, me le posso permettere tutte. Perfetto. Cominciamo così. Ci rimangono 1735. Amplierei un altro po'. Questo lo sposto, questo lo tolgo. Qua facciamo così. Qua ci mettiamo un paio di banconi per la cucina. Questi costano un po' di più, però mi piacciono tanto e quindi penso che prendo questi e poi non li cambio. Forse. Mi piacciono perché hanno i suoi colori, cioè mi piacerebbe creare una casa con i suoi colori, quindi il rosa, il fucsia, il nero, il verde acqua. 195 costa. Mettiamo un fornetto a microonde. Oh, 240, mi sta più che bene, anche rosa. Ci rimangono 790. Mettiamo una bella finestra così lei almeno può guardare fuori. Festival del raccolto, è arrivato questo gnometto, gli ho dato l'insalata e mi ha regalato questi semi di piante autunnali. Grazie, li posso vendere? Non li posso vendere. Adesso dobbiamo fare altri dipinti perché dobbiamo guadagnare altri soldi. Vai, vai! E in tutto ciò, naturalmente, polvere. Oh! Il labbrino. Finora non era mai stata triste. Comunque, visto che abbiamo lo gnomo nell'inventario, andiamo a vendere lo gnomo. 220!
Comunque farle fare controlla il diario dei social media è perfetto, perché alza sia la barretta del divertimento che quello della socialità. Lei continua a lavorare, siamo arrivati a livello di pittura 6, siamo quasi per arrivare al 7 e siamo arrivati a 3532 simoleon. La faccio lavorare un altro po', così poi cominciamo ad ampliare la casa, le metto un altro bancone anche perché poverina così comunque non può cucinare perché le manca un bancone e magari vediamo se riusciamo a fare una camera da letto e una cucina salotto. Affaticamento da social media. Perché le ho fatto controllare troppe volte i social media? Poverina, che affaticamento, vero? Con il dipinto classico prendiamo più soldi, quindi continuo a farle fare il dipinto classico. E visto che si annoia, la faccio giocare nella polvere. No, vabbè, mi ha fatto un capolavoro. 1082 simoleon, vai! Almeno ci ha fatto guadagnare un bel po' di soldi. Siamo a 6879 simoleons. Possiamo costruire, sì! Ok, io direi che. Vorrei mettere qui comunque l'entrata, il letto lo mettiamo qua, mettiamo una luce, un'altra porta, anzi se la porta la mettiamo qua, c'è entrata un altro bancone, quindi vai. Ci rimangono 5800 simoleon. Allora, io direi che possiamo allargare il bagno così. Anche se a questo punto non è indispensabile il lavandino, però io glielo metto lo stesso. Questo rosa. La cucina per ora può rimanere così. Andiamo a scegliere un pavimento. Oh, adesso si vede di più la polvere. E io direi di usare assolutamente le mattonelle, quelle del nuovo pack. Queste mi fanno impazzire, sono stupende, bellissime. Poi andiamo a mettere anche le mattonelle sulle pareti. E io userei sempre le stesse. Queste che ridano sul verdino, bellissime. Sì, mi piace. Magari andiamo ad allargare la cucina di un quadratino così. Il tavolo. Sì. E io direi di mettere un divanetto qui e qui magari mettiamo un mobiletto con la TV. Questo. E qui mettiamo un mobiletto bianco. No, e a sto punto sarebbe carino un verde acqua. Questo. Perfetto. Anche se in realtà, volendo, potremmo mettere questo. Non lo so, sono indecisa che metto. Lasciamo questo. Oppure mettiamo quest'altro. Bianco, tutto bianco. No, facciamo che per ora mettiamo questo e gli mettiamo questa bella TV qui. Fucsia. No, non è fucsia, è viola. Abbiamo ancora un sacco di soldi. 4000. Bella. Abbiamo 188 simoleon. Li ho fatti fuori tutti, li ho fatti fuori. Non me ne sono accorta. Al massimo, se trovo delle mattonelle che mi piacciono di più, cambio le mattonelle, ma la cucina la voglio lasciare così com'è, mi piace troppo. E finalmente posso farla cucinare. Speriamo che non mi mette fuoco alla casa. E abbiamo anche un amichetto. Lo chiamiamo Zozzetto. E ne abbiamo un altro amichetto. E poi gli diamo un altro nome. No, vabbè. Questo lo chiamiamo Puzzetto. Wow, altro dipinto capolavoro! 1481 simoleon! Sì! Vendiamo, vendiamo! Soldi, soldi! Ok, le voglio prendere un cavalletto. E ne abbiamo un altro! Lo chiamiamo Odorino! No! Finalmente può usare la tela. Però per ora li vendo tutti. Vendi un collezionista 1131, sì! Con un'altra cosa che si può fare, vediamo che succede. Se gli dico chiedi a Odorino di cercare oggetti preziosi. Vediamo cosa esce, magari ci dà qualcosa che possiamo rivendere. Cercate oggetti preziosi alla mamma, su. Ok, ma non mi trovate niente? Ecco, cumulo di cibo. E che ci dovrei fare io con questo? I batuffoli sono spariti. Quindi ora posso togliere la polvere. Non ce la faccio più a vedere tutta questa polvere in casa. No, vabbè. L'ultima pennellata. Ritratto prima del ritiro. Cara sia, se alquanto stancata delle nature morte e dei costosi colori a olio, deve rinunciare alle arti e ammettere che non gradisce la pittura. Guardate pure che ho combinato. Ho svuotato l'aspirapolvere. Le avevo preso solo l'aspirapolvere questa piccolina, ne ho dovuto prendere anche quella più grande. Altri soldi in meno. Vai, vai, passa l'aspirapolvere. Pulisci, pulisci. Siccome è concentrata, è uscito questo dipinto, diagramma matematico, se non ricordo male.
Io non l'ho mai fatto questo. Probabilmente i miei sim non sono mai concentrati. Intanto io sto mettendo ancora soldi da parte perché vorrei fare una casa decisamente più grande di questa, più carina. Potremmo già cominciare a spendere un po' di soldi per creare delle stanze più grandi e vedere un po' quanti altri soldi mi servono per creare la casa. E poi vorrei fare anche il giardino all'esterno. 2934 simoleon e vai! 15.000 simoleon! Ecco, ora invece sta facendo un dipinto con il mood fiducioso. Bello, l'uomo che scala la montagna. Abbiamo messo da parte 17.722 simoleon. Quindi direi che è arrivato il momento più bello della challenge. Costruire! Voglio fare da questo lato la cucina. Il bagno naturalmente dovrà essere più grande. Vorrei mettere un muro qua. Qua ci voglio mettere la lavanderia. La lavanderia finita, eccola qui. Poi magari mettiamo dei dettagli in più. Qui ci voglio mettere comunque il cesto dei panni sporchi, altri dettagli. Andiamo a fare il bagno. Comunque già ne ho spesi 2000 di simoleon. Un attimo proprio. Se faccio il doppio lavandino così e metto il bagno di qua. Questo è il bagnetto, ho messo un po' di oggettini vari, l'asciugamano. Alla fine ho deciso di banconi di metterli così perché in quell'altro modo non mi piaceva, non mi piaceva il WC messo qui, solo che non ancora ho messo le finestre. Anche questa è naturalmente rosa. Io direi che il bagno finisce qui. Cioè, lei me la sono immaginata una ragazza molto kawaii, molto cute. Secondo me questo tipo di arredamento ci sta. E poi volevo spaziare, volevo fare qualcosa che non avevo mai fatto. E naturalmente qual è la sedia che mi piace di più? Questa è da 550 simoleon. Questo è proprio perfetto, è bellissimo. Non ho saputo resistere. Alla fine ho messo questa sedia qui e ho preso quest'altra. Ora andiamo a vendere questo. A vendere questo. E questo non lo so, io quasi quasi me lo terrei perché mi piace un sacco il colore, secondo me ci sta troppo bene. Ok, ho la soluzione. Questa la spostiamo e di qua ci creiamo un ingresso. Continuiamo con lo stesso pavimento. Ok, alla fine ho allargato il salotto. Metto questo scaffalino in vetro che secondo me è perfetto. Qui sto mettendo un po' di oggettini kawaii e continuerò a metterli probabilmente fino a quando non avrò finito tutti i soldi. Qui ho cambiato, ho messo questi mattoncini che secondo me ci stanno da Dio. E intanto da me è diventato notte. Sto rimanendo con pochissimi simoleon, quindi direi che per ora passiamo alla camera da letto. È il migliore di tutti, quello che ci sta meglio in assoluto proprio. Sì, questo è perfetto. Questa pure è perfetta. Dove la possiamo mettere questa là? Adesso io questa lampada ce la devo mettere per forza. Vabbè, magari la mettiamo all'ingresso. Ecco. Mamma mia, non ho più soldi. Ho arredato la camera. Vabbè, ho cambiato naturalmente la disposizione. E vorrei mettere altri dettagli, ma sono rimasta con 200 simoleon. Bisogna ricominciare a lavorare. Esaurita. La sto facendo lavorare così tanto. Eccola qui, la signorina. Sì, bambini, bambini, sì, tanti bambini. Vai, vai, vai. Oh, la vogliamo smettere? Anche mentre guarda la TV sta male. Secondo me non vuole più prendere un pennello in mano in vita sua. E mi è uscito dipinto giocoso. Cioè, questo è perfetto per casa nostra. Bellissimo. Allora, per farle trovare dei quadri che stessero bene nella casa, l'ho fatta lavorare come una matta e comunque non riesco a trovare tutti i quadri che ci stanno bene nella casa. Quindi lei sta continuando a fare i quadri, io sto continuando a venderli. Sono riuscita a farle fare tutti i quadri. Abbiamo fatto l'aspirazione, che ora ci vorranno altri 1000 anni per decidere come mettere il resto. Cioè, non ho mai fatto una casa con così poche finestre. No, vabbè, c'è questa rosa che non la metti. Comunque, lei è uscita soltanto perché ho spostato la casa, perché prima la casa era qui, è uscita temporaneamente. Vado ad arredare anche un po' l'esterno. Qua poi volevo mettere un'altra finestra, visto che sta casa è povera di finestre. O ne mettiamo due. Qui invece ho fatto quest'altro angoletto carino. Ho ancora 14.000 simoleon. Posso fare ancora un sacco di cose. Qui c'è questo spazio qui che mi dà proprio fastidio. Ho messo un po' di alberi, ho messo quest'albero bellissimo che adoro con tutte le lucine. Qui ho preso questi vasi e dentro ci ho messo queste piante qui che le ho rimpicciolite. No, vabbè, che ho trovato. Non me la ricordavo io questa.
po' di fiori rosa a giro. Ho speso tutti i soldi, sono rimasti 32 simoleon. Sì. Fuori ho messo tutti questi fiorellini, tutti qui intorno, hanno creato una specie di aiuola. Difficili le parole che sto usando oggi, eh? Un po' di decorazioni, le candele. Ah, qui ho messo queste ghirlande che mi fanno impazzire. Qui ho messo questo tappeto che è troppo kawaii, ci sta troppo bene. E diciamo la camera alla fine è rimasta come prima. Questo proprio è l'angolo più stracarico di tutta la casa. È pieno di roba. Anche quest'angolo qui con la pianta e questo quadro mi piace un bel po'. La lavanderia anche mi piace tantissimo. Mi piace un po' tutta la casa. Ce l'abbiamo fatta. Ed ecco qui che finalmente può uscire. Sì! E vai! Se il video vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti. Vi mando un bacione ciccione e alla prossima. Ciao!